No a un'Europa che vuole distruggere l'agricoltura, affamare la gente per fare mangiare schifezze. Questo è uno degli slogan utilizzati dagli agricoltori umbri che in massa hanno protestato con i loro trattori dall'area industriale Piandassino a quella di Bastia Umbra. Gli agricoltori dell'Umbria, senza ricorrere a sigle o associazioni di categoria, hanno infatti organizzato una protesta spontanea per difendere il proprio lavoro e far sentire la propria voce, così come hanno fatto i colleghi tedeschi e di altre nazioni del nord Europa. Sono saliti sui propri trattori con uno slogan chiaro e incisivo: «Uniti si vince». Ecco, che cosa accade e perché? Siamo qua perché per protestare, per manifestare i nostri problemi sul settore, in quanto quello che noi acquistiamo, mezzi tecnici, mezzi meccanici, ricambi, fonti energetiche in genere, sono aumentati in maniera esponenziale, quando i prodotti che noi andiamo a commercializzare vengono ritirati a prezzi veramente molto bassi, a prezzi che son fermi da almeno 5-6 anni, se non più. Come le dicevo poco fa, fuori onda, prima la Germania, poi la Francia, adesso la Romania e ora l'Italia? Sì, proviamo adesso anche in Italia a manifestare, far sentire la nostra voce per quanto si possa, e speriamo di coinvolgere anche sensibilizzare quindi l'opinione pubblica in generale, perché i problemi che ci sono riguardano poi alla fine dei giochi pure il consumatore finale, perché una cosa è produrre, quindi utilizzare prodotti che sono certificati, controllati e vengono analizzati anche al momento del ritiro per vedere se ci sono problemi su quei determinati cereali, e quindi diciamo portare e dare del materiale buono, sano, che verrà utilizzato poi per il pane, per la pasta, per qualunque altro tipo di prodotto che possa essere utilizzato per l'alimentazione umana, insomma. E quindi questa è una cosa molto importante. Quando abbiamo prodotti che arrivano dall'estero con un grosso punto interrogativo, e poi inoltre anche per il cibo sintetico, che praticamente le farine degli insetti o di animali, insomma, così, a me lasciano molte perplessità sul fatto. Senta, sotto accusa quindi le accise, ma anche i conflitti evidentemente con l'interdizione alla navigazione del canale di Suez, per esempio. Sì, certo, anche i conflitti hanno giocato la loro parte, perché i costi di trasporto, magari come il canale di Suez che è bloccato, costringendo le navi a fare un giro, una circonnavigazione molto più importante, e aumenta sicuramente i costi di trasporto per i prodotti che servono come mezzi tecnici, ma anche a livello di prodotti importati per l'alimentazione. Andrete avanti? Io spero di sì. Gli organizzatori delineano tre ragioni fondamentali che hanno motivato la decisione di indire questa protesta spontanea: la lotta per evitare la produzione sotto costo, il contrasto al falso made in Italy e una critica all'Europa delle banche e della burocrazia. Qual è Bernardoni, signor Bernardoni, la situazione in questa zona dell'Umbria? Questa zona dell'Umbria, veniamo da una stagione con dei costi esorbitanti di produzione, con i concimi di serbi, quanti trattamenti necessari per i cereali, e poco risultato alla vendita con il mercato che non ci ha assistito per niente. Veniamo con un problema di utili che non tornino, i conti non tornano a fine anno, e quindi ci siamo spaventati per iniziare la stagione 2024 e stiamo qui con la paura anche dell'eventuale calo del gasolio agricolo, che c'è la fonte di risparmio che ci dà la mano per andare avanti. Se no, senza gasolio agricolo non riusciamo a tenere i prezzi che avevamo tenuto fino adesso, perché l'Europa... Quindi il problema è accise? È accise, c'è una previsione, un taglio sulle accise del gasolio, e siamo costretti dopo a mettere il gasolio nazionale, cioè non ci danno nemmeno rimborso da quello che si prevede. Benvenuta la nostra ospite, lei è Beatrice Rossi, è imprenditrice agricola. Salve signora, benvenuta. Buona, grazie. Stamane, anche in Umbria, e viva Dio se era ora, sono cominciate le proteste degli agricoltori, i trattori. Avrete visto
Nelle settimane scorse, mentre in Germania, Francia, adesso anche in Romania, scoppiava il finimondo, in Italia silenzio assoluto. Cioè una categoria questa degli agricoltori, e in particolare coloro che usano mezzi tecnologici anche molto avanzati, sembra una categoria dimenticata, tant'è che anche stamani una categoria, un ente di categoria, cui abbiamo chiesto se c'era una manifestazione programmata, ci hanno detto che non sapevano niente. Beatrice Rossi è una trattorista, tra l'altro abbiamo scoperto stamattina che guida il trattore, sembra sempre, no, all'appannaggio degli uomini, mentre invece non è vero per niente. Beatrice, da dove cominciamo, come si dice, dall'inizio? Il problema è molto grosso, molto sentito, si racconta un po' come stanno le cose, perché abbiamo già sentito i suoi due colleghi intervistati, uno a Umbertide e uno a Bastia, però ci dica anche lei come stanno le cose. Il problema qui è veramente serio, perché allora il caro dei gasoli e poi i prodotti. Noi andiamo ad acquistare il prodotto, i concimi che sono cari, le sementi, e quando andiamo a vendere non ci pagano nulla. E quindi qui tutti gli agricoltori sono un po' arrabbiati, diciamo, però qui nessuno fa nulla. E poi voi quando parlate con qualcuno, con chi parlate per avere, come dire, più giustizia? Noi ci rivolgiamo alle nostre associazioni, come la, per dire, la Coldiretti, il CAF, la CIA. E che vi dicono in questi casi? Nulla, anche perché loro sono anche contrari a queste manifestazioni, per quello che... Perché sono contrari? Non lo so, per quello che ho capito, ho visto che tanti non hanno partecipato a queste proteste, quindi su questo il perché non sono al dentro, quindi non saprei, sono voci che ho sentito, quindi... Però ecco, oggi ce n'era un bel numero e lo faremo vedere, ce l'abbiamo fatto vedere a Umbertide, un altro bel numero, quello che stavamo vedendo poco fa a Bastia Umbra, e c'era altrettanto oggi pomeriggio a Spoleto, cioè, evidentemente si sta muovendo anche la vostra categoria, no? Cioè è un po', lo fate un po' da passaparola, però non mi pare che ci sia un'organizzazione vera e propria. Sì. Cosa chiedete? Chiediamo, uno, che finiscano le importazioni dall'estero, che fa così che abbassano il costo dei nostri prodotti, uno. Poi anche chiediamo... via del gasolio, che praticamente anche adesso ci hanno messo di lasciare a sodo un 4% dei terreni, dove si dice, no, che tolgono il contributo in base agli ettari che uno ha, e anche per noi questo sembra che non è una buona cosa, perché prima sono partiti... Ci spieghi questa procedura, cosa vi è stato chiesto? Cioè di lasciare un 4% della produzione incolta, in pratica, oppure ad alcuni di mettere, se è possibile, un'altra cultura, perché si dice che se no non ci pagano il contributo sulla parte che viene lasciata a sodo. Ma in genere si tratta di quale coltivazioni, Beatrice? Dei cereali, foraggere, cereali, sì, per chi fa... questo, insomma, ecco. Andrete avanti con questa protesta? Sì, io penso di sì. Speriamo di risolvere qualcosa, ma che le dico? Quanto avete impiegato per organizzare quella di questa mattina? Perché, insomma, comunque, secondo me è stato un successo, perché eravate in parecchi. Poi dopo il fatto che possano non essere stati tantissimi, non essere stata la totalità, questo è un altro discorso, dipende anche molto da quanto se ne sapeva. Noi siamo riusciti a sapere questa cosa, dico noi come testata giornalistica, l'abbiamo saputo in queste ultime ore, quindi non è che c'è stata una pianificazione. Pensate di fare di più sotto questo punto di vista, utilizzando la stampa, i social media, che cosa pensate di fare? Io mi auguro di sì,
Adesso ci organizzeremo meglio, faremo un incontro anche tra di noi per riuscire ad arrivare ad un punto d'incontro, se possibile, mi auguro. Ho visto che stamattina è partita anche Bologna, per esempio. Sì, io dico la verità, perché questa ho dei miei amici che sono dentro e sono stata avvisata ieri sera di partecipare. Ecco, quindi è proprio un passaparola proprio. Sì, per partecipare a questa manifestazione. Sono contenta perché anche io a molte cose sono contraria, perché giustamente... Accise, quindi, accise, ma anche adesso, insomma, ormai l'Ucraina da parecchio, e c'è anche la guerra in Medio Oriente, la chiusura quindi del Golfo, la chiusura del passaggio di Suez, che impone alle merci fare un viaggio assurdo attorno all'Africa. Tutto quanto questo immagino contribuisca tantissimo a danneggiarvi. Sì, molto, molto. Anche perché a noi in Italia non ci danno la possibilità, perché se esportano dall'estero i prodotti nostri vengono abbattuti. Certo, chiaro. Tenendo conto che poi adesso leggevo qualche giorno fa il petrolio ha raggiunto un livello piuttosto basso, quindi tutto quello che vi viene addosso sono solo accise. Ma mi perdoni, nessun parlamentare avete interpellato? Pare che siano tutti quanti disposti, poi alla fin fine quando c'è da stringere realmente mi pare si tirano tutti dietro. Giusto, infatti è proprio così. Forse sarebbe necessario che voi creiate un coordinamento vero e proprio, cioè delle figure, dei riferimenti per territorio e alla fin fine regione per regione, anche perché sennò probabilmente non riuscirete a comunicare, no? A riuscire a passare il messaggio che si farà, per esempio, un'altra manifestazione, e andrete all'incontro fra gruppi dalle diverse città, dai diversi territori. Per fare questo è necessario, non so se lei la pensa così, è necessario che vi organizziate, perché se non l'avete fatto fino adesso, probabilmente il segreto per avere più persone, più agricoltori, più trattori di fatto nelle aree dove vi incontrate magari è questo. Io onestamente ho anche notato una cosa stamattina, che il luogo, perlomeno Bastia, ma in fondo anche Umberti, del luogo dove era stato assegnato era un po' in disparte, se vogliamo, cioè non visibile, non era, che ne so, lungo una strada importante, per esempio in un'area di sosta. Io ricordo quando hanno fatto la manifestazione i camionisti erano lungo la 4 così e lungo la E45, lungo le grandi arterie viarie. Se non vi vede nessuno si domanda che cosa sta succedendo, non pensa? Sì, concordo pienamente anch'io. Però secondo me c'è anche gente che magari ci taglia le gambe e non ci dà la possibilità di poter fare questo. Chi? Non lo so, perché io non so adesso a chi è stato assegnato il posto dove ci hanno ubicato questa mattina. Ovviamente queste cose vengono fatte anche per una questione di sicurezza, sì. Però voi potete chiedere di più, cioè adesso io non voglio istigare nessuno, ma abbiamo visto cosa è accaduto in Francia. Io adesso non penso che sia necessario gettare escrementi, letame o cose del genere, però abbiamo visto con quale determinazione Francia, Germania, ripeto adesso Romania e viva Dio finalmente anche l'Italia, ma i francesi insomma da sempre, da quando mondo è mondo, quando fanno le manifestazioni sono pesanti. Quindi l'esortazione che io vi faccio, questo perché la vostra lotta è anche la nostra, inutile, anche dei cittadini comuni, no? Come noi che poi vanno a comprare e trovano dei prezzi evitati oppure non trovano quei prodotti che vogliono acquistare. Ecco, forse io credo che l'unica soluzione che voi possiate mettere in campo è quella di organizzarvi in comitati. Penso che oramai insomma la tecnologia ci aiuta. Io ho visto poco fa che sono stato annesso in una chat di WhatsApp dove c'è tantissima gente nazionale, mi pare di aver capito. Quindi forse
la soluzione migliore è organizzarvi in comitati, anche perché questo probabilmente vi potrebbe aiutare anche di fronte alle forze dell'ordine per coordinarvi meglio, perché poi di fatto queste iniziative sottostanno sempre a delle regole, no, a volte anche stringenti. Però io credo che sia davvero necessario, non so, mi dica lei se mi sbaglio, è necessario o no fare un coordinamento per far sì che i trattoristi, gli agricoltori siano su strada senza disturbare nessuno, ma per farsi realmente vedere, per manifestare le proprie proprio dissenso, il proprio malessere. Giusto, concordo pienamente, ma per quello che ho capito forse si saprà domani se abbiamo la possibilità di poter fare quello che ora mi hai chiesto. Fino a domani non sappiamo nulla per quello che ho, per le voci che ho sentito. Bene, allora prendiamo un impegno, Beatrice. Domani ci risentiremo. Grazie, vi ringrazio perché mi avete annesso in questa super chat dove vedo tantissime persone. Avvisateci, perché saremo al vostro fianco, perché l'ho detto e lo ripeto e lo ribadisco. La vostra battaglia è anche la nostra, quindi nessuno è sordo, ma se non lo si viene a sapere in tempo, cioè noi facciamo la nostra possibilità, quello che è nelle nostre possibilità, comunicare, raccontare questo stato di cose e dire anche che finalmente l'Italia, la protesta degli agricoltori si è mossa, non dico per allinearsi a quello che hanno già fatto all'estero, però insomma, come vede, sta dilagando, no? Prima erano nazioni come Francia e Germania, Germania peraltro in recessione chiara oramai, e adesso si è spostata anche in Romania, quindi io suppongo questa sia la fiaccola che possa far allargare questa protesta poi in tutta l'Unione Europea. Allora domani ci risentiamo, Beatrice, va bene? Va bene, speriamo che si muova qualcosa, perché se no noi siamo sempre gli ultimi comunque a muoverci, perché abbiamo sempre paura di tutto. È un po' uno stile italiano, purtroppo. Eh sì, infatti. È vero? Grazie, Beatrice. Grazie, Marcello, buona serata, grazie. Poi una volta la vorremmo vedere in sella al suo trattore. Va bene, non mancherà molto. Arrivederci. Grazie mille, ci vediamo, grazie, buona serata. Grazie.